l'olimpionico del salto in alto che va a 2.26, si scrolla di dosso le tensioni, vince questo titolo italiano come è accaduto ormai dal 2012 a questa parte negli anni dispari. Sicuramente non una serata particolarmente felice, ma sul piano prestativo, ma il titolo italiano è suo dopo addirittura tre tornate di salti per lo spareggio.